Adesso andiamo sulla notizia con la quale abbiamo aperto la nostra rassegna stampa alle 7 in diretta, ovvero un incendio che è divampato in una fabbrica, in un capannone che produce camerette, che produce mobili. Allora, per avere tutti gli aggiornamenti, per avere la situazione, direi in tempo reale, perché così è, ci colleghiamo con il sindaco di Valle Foglia, il senatore Palmiro Occhielli. Buongiorno, senatore. Buongiorno. Allora, ieri improvvisamente la notizia di questo incendio che ha colpito un'azienda importante del suo territorio, un incendio che è divampato, che ha distrutto completamente il capannone e che vi sta dando qualche pensiero che ha preoccupato e sta preoccupando la sua comunità. Ci vuole spiegare innanzitutto come sono andate le cose e com'è la situazione in questo momento? Ma l'incendio è successo ieri sera alle 11. Io sono stato lì insieme ai vigili del fuoco e altre persone fino quasi all'una di notte. È durato fino alle 6 di stamattina, oramai è quasi tutto spento. Ed è un incendio che ha prodotto un danno notevole. È nella zona industriale di Talacchio, in via Guido Rossa. L'azienda è una top line, Expra, è un'azienda che produce camerette e che lavorava in una dimensione internazionale, è andata proprio un deposito dove c'erano tantissime camerette pronte per consegnare, quindi un danno per milioni di euro. Ed è il secondo incendio da quest'estate, un paio di mesi circa, dopo la fabbrica di Poligny e Sensoli al ponte di Montecchio. Quindi anche dal mio punto di vista c'è preoccupazione, perché potranno essere puri casi, però io penso che bisogna alzare il livello di guardia rispetto a eventuali incendi dolosi, insomma. Quindi siamo preoccupati, adesso vedremo le cose che bisogna fare, io ho portato tutta la solidarietà e la vicinanza, titolare è un giovane molto, molto tosto, quindi penso che si rimetteranno subito in moto, però insomma è stata una cosa molto... Molto difficile, insomma, per questa comunità, è la seconda volta e quindi io sono in comune già dalle 6:15, siamo in contatto con tutti quelli che devono agire per... Vorrei cogliere anche l'occasione per ringraziare la straordinaria azione dei Vigili del Fuoco che sono lì da ieri sera, poco dopo le 11 fino a stamattina, ancora sono lì. E dell'Arma dei Carabinieri che sono stati sempre, come si dice, sul pezzo. E quindi si tratta di vedere cosa fare oggi, insomma. Chiaramente bisognerà informare anche la Procura proprio per questi suoi timori che ha, no, Ma io Sindaco? adesso sto pensando un po' perché avevo già segnalato al Ministero degli Interni, anche in precedenza, alle autorità competenti che questo è un territorio molto importante, molto ricco, con molte aziende che vanno bene, altre che sono in una qualche difficoltà. Non era il caso di queste due aziende, tantomeno di questa di oggi, di stanotte, e quindi bisogna cercare di intensificare la sorveglianza. E per dirla col procuratore antimafia di Ancona che bisogna verificare se sussistono legami di altra natura che non è un incendio normale, ma questo lo verificano le autorità competenti. Tra l'altro, Sindaco Occhielli, immagino che questa azienda dia lavoro anche a tanti operai della sua zona, quindi oggi con questa notizia, insomma, c'è anche il problema dell'occupazione, del lavoro. Certo, c'è il problema del lavoro perché è chiaro che lì tocca rifare tutto nuovo,
sono diversi capannoni, danneggia la produzione perché tutte quelle camerette che devono essere consegnate, che non arrivano a destinazione, si rischia anche di creare a questo gruppo una difficoltà economica non da poco. Bene, grazie allora al sindaco Palmiro Uchielli. Noi abbiamo già allertato la nostra troupe per andare nel limite del possibile a documentare un po' quello che è accaduto. Buon lavoro e buona giornata.